L'estate della variante Delta, un'ondata atipica dell'epidemia da Covid che rialza la testa in questo fine luglio. Come spiega il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Abbiamo almeno un paio di aspetti, diciamo, che sono atipici rispetto alle due ondate che abbiamo avuto. Il primo è rappresentato dal fatto che comunque i tassi di ospedalizzazione sono bassi. Cioè il rapporto tra contagiati, oggi sono più di un migliaio, e ospedalizzati non è assolutamente in linea con quello che è accaduto fino ad oggi. Tanto è vero che se ci pensate abbiamo fatto 700 contagiati ieri, 1000 oggi, l'altro ieri 6-700, il giorno prima ancora 500, oggi la contabilità dell'ospedalizzazione è meno 9. Secondo aspetto fondamentale di questa ondata è la quantità importante di asintomatici. Rispetto alle precedenti ondate ci sono meno ricoveri, mentre alto è il numero degli asintomatici. Ma è interessante anche l'impatto del virus. In una settimana 4.157 contagiati, il 67,8% non vaccinati. In terapia intensiva, su 16 ricoverati, 15 non erano vaccinati. In area non critica, 26 vaccinati e 101 i non vaccinati. Numeri che portano a due considerazioni. Prima considerazione, che dove non c'è il vaccino il substrato è libero, è fertile e il virus mette radici. Secondo concetto, dopodiché bisogna entrare a fare una disamina dei casi dei vaccinati e ospedalizzati che possono essere con comorbidità, avevano altre patologie, non stiamo andando a guardiamo un aspetto macro. Dove c'è il vaccino ci sono meno problemi.